può più parlare di risparmi, di economia di scala, non vogliamo più sentirlo, perché se volete la salute dei cittadini dovete tutelarla con i giusti costi e la giusta assistenza. Siamo qui perché ci teniamo alla salute degli italiani e poi, come dice lo striscione, legalità, trasparenza, giuste norme e non strade brevi. In più gli investimenti economici li dobbiamo fare nel nostro settore. Pubblico e privato, noi stiamo tutelando il pubblico, giusto? Un taglio nella sanità accreditata è un taglio negli ospedali pubblici che sono in piano di rientro. Ma come si può pensare una cosa del genere? Se un ospedale è in difficoltà, gli vuoi dare anche meno? Una struttura pubblica accreditata che praticamente eroga un servizio pubblico, cosa poteva succedere o cosa potrebbe succedere? Sarebbe l'aggressione di multinazionali o a questo punto di strane lobby che si ricomprano il nostro paese. La salvaguardia della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione dice che ha equalitario servizio, equalitaria disposizione di ciò che si fa. Quindi o i farmacisti si mettono nelle regole o noi da domani non dobbiamo avere più regole.